Io e De Luca siamo incompatibili, non sosterrò mai la sua candidatura alla presidenza della regione. Chiara e netta la posizione del senatore cilentano Francesco Castiello rispetto alla prossima tornata elettorale in Campania. Io sono contrario all'alleanza con De Luca. Sono contrario all'alleanza con De Luca e se il Movimento 5 Stelle dovesse, mi auguro proprio che ciò non avvenga, decidere di allearsi con De Luca, io personalmente farei un passo laterale perché una decisione di questo tipo per me è inaccettabile. A livello regionale per me va bene qualsiasi altro candidato del PD che non sia però De Luca. Castiello attacca l'operato della giunta De Luca su fronti diversi, bacchettate sul trasporto ferroviario locale e soprattutto sulla sanità. Il fatto che De Luca alzi la bandiera dell'uscita dal commissariamento sia veramente una falsa e apparente vittoria, perché se andiamo a vedere la sostanza delle cose, essa è peggiorata anziché essere migliorata. Nella lunga intervista alla nostra rassegna stampa, il parlamentare Grillino ha fatto chiarezza anche sulla destinazione del 1.300.000 previsto dalla finanziaria per la Badia di Pattano e sulla proprietà della stessa. Esiste un progetto? Chi gestirà lo storico edificio? Come saranno utilizzati i fondi? A questi interrogativi l'opinione pubblica continua a dare le sue risposte, ma molte sono state contraddette dal senatore Castiello. Il comune di Vallo della Lucania ha sottoscritto con la proprietà privata una convenzione in base alla quale la proprietà privata si spossessa per 30 anni del possesso appunto del complesso. Lo affida in gestione esclusiva al comune di Vallo della Lucania che ne cura il restauro con il finanziamento statale. In ogni caso alla fine del trentennio rimane il vincolo monumentale di destinazione pubblica, non è che la proprietà privata ci può aprire una salumeria lì dentro. Il progetto c'è ed è stato redatto da un grande qualificato e autorevole esperto, l'architetto Villani della sovrintendenza di Salerno, che è uno dei massimi conoscitori della civiltà bizantina e del monachesimo. Altra inesattezza è stata quella di affermare che l'immobile appartenga esclusivamente alla famiglia Giuliano, appartiene invece a due famiglie. Dirò di più, che la famiglia De Luca, a quanto mi risulta, è pronta da domani mattina a cedere la sua quota di immobile in proprietà al comune di Vallo della Lucania.